mi devi provare. Grazie di essere ancora qua e sempre qua e sempre più numerosi. E dobbiamo, come sapete, aspettare il 31 maggio per sapere quale sarà la decisione del giudice per le indagini preliminari. E quindi, se viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione in costituzionalità dell'articolo 420 bis che prevede il processo in assenza, oppure se si può anche procedere con l'articolo che abbiamo già in assenza degli imputati, oppure se non si potrà procedere. Quindi dobbiamo aspettare il 31 maggio. E noi siamo sempre più convinti e determinati, dopo aver anche ascoltato le parole oggi del procuratore capo, che il processo per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni vada fatto, debba iniziare il prima possibile e vada fatto in Italia. Questo, come ripetiamo sempre, non è solo per Giulio, ma è per che venga sancito il principio che i cittadini italiani non possono essere sequestrati, torturati, uccisi, non possono subire la violazione dei loro diritti fondamentali nell'assoluta impunità, perché gli aggressori si sottraggono al processo abusando del nostro sistema di diritto e di garanzia. Noi, io da avvocato, a maggior ragione credo nel diritto di difesa, nessuno vuole negare il diritto di difesa a queste quattro persone, che vengano, si facciano processare e si difendano. Grazie a tutti, vorremmo ringraziare tutte le persone che in ogni angolo del mondo non solo ci sostengono emotivamente, affettivamente, ma stanno facendo indagini per noi che sono molto 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 preziose. E quindi grazie davvero a tutti voi, stateci vicino. Non è un'intervista strada.